Arroccato su un erto sperone roccioso, Cetraro si stende lungo il promontorio che va dalla collina al mare in un panorama d'incanto. Cetraro è una ridente cittadina della Calabria, situata nel medio-alto tirreno. È una cittadina costiera, ma anche montana, per i suoi 64 km quadrati. Un borgo antico che vanta un ricco patrimonio culturale, naturale, sportivo e paesaggistico. Cetraro è una città di 10.500 abitanti con una marina molto estesa, un centro storico che è datato negli anni e molte contrade, colline docili ad ogni illusione sentimentale. Questi punti di forza sono distribuiti su tre grandi attrattori: il porto turistico, uno dei più importanti della Calabria, il centro antico e le colline, che assieme compongono lo scenario perfetto per un turismo naturale, lento ed esperienziale. Una cittadina che è capace di offrire tanto, che vuole vivere di turismo e sta adeguando sia la sua città materiale ma anche quella immateriale, puntando molto sulla cultura e puntando molto nel ridare bellezza ai luoghi che sono i luoghi della sua tradizione. Le origini di questa cittadina della Calabria tirrenica settentrionale si perdono nella notte dei tempi e il toponimo Cetraro rimanda alla parola citrus, limone, in assonanza con la fiorente produzione di agrumi nelle campagne che circondano l'abitato. Al di là delle notizie etimologiche, è certo che l'antica Cetraro fu fondata dal popolo dei Bretti, noti anche come Bruzzi, stirpe indoeuropea, che abitò la quasi totalità dell'odierna Calabria sin dall'età del ferro. Le tracce di questa antica cultura, rude e bellicosa, sono oggi conservate all'interno del bel museo archeologico, il Museo dei Bretti e del Mare, collocato nell'imponente Palazzo del Trono, punto di partenza del nostro viaggio. Istituito nel dicembre 2011, il museo è stato allestito ed impostato secondo un criterio didattico, con un'esposizione di molti reperti ascrivibili ad un periodo compreso tra IV e III secolo a.C., distribuiti lungo un percorso topografico e cronologico. Il museo consta di due sezioni, la sezione archeologica e la sezione storica. La sezione archeologica, i contenuti della sezione archeologica sono fruibili anche attraverso un laboratorio virtuale, quindi in 3D. Sono stati ricostruiti più ambienti, tra cui anche la tomba del guerriero, uno dei principali pezzi espositivi del museo, che è stata ricostruita integralmente e fisicamente e anche dal punto di vista virtuale. Lì è possibile fruire, interagire con gli oggetti ed è un modo innovativo di vivere l'esperienza museale. La grande attenzione riservata all'innovazione tecnologica rende il Museo dei Bretti e del Mare il primo polo museale in Calabria per interattività, in grado di affascinare un pubblico di tutte le età. La sezione archeologica, inoltre, è arricchita da una cospicua collezione di reperti. Il museo, per quanto riguarda l'aspetto archeologico, è oggi considerato il museo di riferimento del Medio Tirreno Cosentino. Pertanto, nell'esposizione ci sono anche reperti che provengono da altri contesti territoriali, come ad esempio la statuetta in bronzo che proviene dalla vicina località di Acquappesa, che risale al V secolo a.C. e che è stata recuperata appunto in un contesto tombale.
È possibile in pratica fruire di questi contenuti anche tramite il sito internet, da dove è possibile inoltre anche effettuare la prenotazione delle visite guidate e quindi dei servizi che sono offerti dal museo. Alla storia della civiltà Brettia fa seguito la narrazione dell'antico rapporto con il mare, dall'archeologia marina alla cartografia moderna. C'è un'ampia sezione dedicata alle anfore di diversa provenienza e il museo cartografico che espone mappe antiche del regno di Napoli dal periodo del Settecento fino al periodo postunitario. Il museo diviene così a tutti gli effetti un incubatore culturale adatto ad ospitare il passato, il presente e il futuro. Il Museo dei Bretti e del Mare è ubicato nel settecentesco Palazzo del Trono, una dimora nobiliare che l'amministrazione acquistò negli anni 90. Nello stesso Palazzo del Trono però è collocata la biblioteca civica che custodisce circa 15.000 volumi, nonché una graziosa enoteca che è anche un caffè letterario nei momenti di particolare fermento culturale della nostra cittadina, che è a servizio degli ospiti e dei visitatori del museo. Varchiamo ora le porte del Palazzo del Trono e ammiriamo l'elegante facciata che si prospetta su Piazza del Popolo, cuore del borgo. Al centro dell'ampio spazio, teatro della vita cittadina, spicca la Fontana del Nettuno, costruita nel 1898 dall'ingegnere Luigi De Seta. Alla sommità della vasca ottagonale, l'immagine di Nettuno richiama l'antica tradizione marinara di Cetraro. Percorriamo ora via Roma e interrompiamo la nostra passeggiata allo scorgere dell'antica Torre Urbica, oggi campanile, annesso alla chiesa matrice di San Benedetto Abate, simbolo e anima di Cetraro. La chiesa madre è stata edificata intorno all'undicesimo secolo ed era annessa all'antico monastero che i monaci benedettini hanno edificato in precedenza, e nella parte alta, ovvero in sommità dei acclivi, nella parte alta dell'antico abitato, discosto appunto dalla mondanità, in un luogo già di per sé diciamo emblematico dal punto di vista spirituale. Nel 1500 viene ampliata ed arricchita di beni. Dopo il terremoto del 1783 invece vengono commissionati tutti i lavori di decorazione della volta e anche i dipinti all'artista Francesco Basile da Borgia. Oltre alle decorazioni, sempre nel Settecento viene anche commissionato l'organo di scuola napoletana, tuttora funzionante. Queste forme armoniche racchiudono e riassumono il millenario legame che intercorre tra Cetraro e il pensiero benedettino. Nel centro storico trovano ubicazione la chiesa madre di San Benedetto, che dal 1086 è patrono della città di Cetraro, cioè da quando la duchessa Sichel Gaita, seconda moglie di Roberto il Guiscardo, dona la città di Cetraro all'abbazia di Monte Cassino, la più celebre abbazia della cristianità. Dal 1086 al 1834 la città di Cetraro è giurisdizione dei monaci di San Benedetto. Proprio i monaci impressero il marchio definitivo nella storia e nella cultura locale. Per circa otto secoli Cetraro è stata una enclave benedettina. Siamo stati sotto la giurisdizione dell'abbazia di Monte Cassino e da lì dipendiamo, tant'è che nel nostro stemma non c'è la solita corona baronale o feudale, ma c'è la mitre di San Benedetto. Noi siamo molto gelosi, ecco, di questa dipendenza. Siamo gelosi perché Benedetto La Norcia è il fondatore del
dei monasteri, della cultura, è custode della cultura europea ed è patrono d'Europa ed è anche patrono di Cetraro. Il nostro viaggio prosegue ora lungo le antiche vie dei pellegrini. Ci inoltriamo così nell'entroterra alla scoperta dell'antica tradizione agreste che ci accompagna sino al borgo rurale di Sant'Angelo, abbarbicato su un lussureggiante costone a 550 metri di quota. Fondato nella seconda metà del 1500, Sant'Angelo custodisce tanti scorci caratteristici e due plessi sacri di pregio: la chiesa di San Michele Arcangelo, matrice del borgo, e la chiesa di San Giuseppe, molto cara alla comunità e recentemente restaurata. La spiritualità profonda, connaturata alle dolci discese dell'Appennino, trova tra queste colline una declinazione particolare. La vista dal terrazzo panoramico del santuario di Monteserra ricompensa e appaga. Edificato nel XX secolo, il santuario di Monteserra è stato ampliato anche grazie all'aiuto di molti devoti emigrati a Buenos Aires, a New York e ad Elizabeth. Si tratta dell'ennesima recente opera di ingegno e buona volontà di popoli in cammino, secolarmente devoti e operosi, e dunque rispettosi, della regola fondante dell'ordine, Ora et Labora, la cui opera fu a Cetraro, continua e feconda. Proprio San Benedetto è il protagonista della manifestazione che si svolge ogni anno nel cuore dell'estate. Da quando San Benedetto è patrono di Cetraro, i pescatori di Cetraro sono soliti portare l'11 di luglio, un tempo la processione si svolgeva il 21 di marzo, in processione sulle loro imbarcazioni. Lo fanno rivolgendo il simulacro verso il territorio, in modo tale che la statua possa benedire sia la città sia il mare quando viene sbarcato sulle rive del nostro litorale. La tradizionale processione poi si tiene nel centro storico e il simulacro, dopo aver attraversato le viuzze e i vicoli della nostra cittadina, viene portato in processione nella chiesa madre, dove partecipano tutti i rioni della nostra cittadina. I rioni sono delle contrade che proprio in onore di San Benedetto è in ricordo della vittoria sui pirati saraceni che nel 1500 tentarono di devastare la nostra cittadina, fanno da cornice e da corona a questo importante evento che ricordiamo sia nel periodo della festività sia nella settimana della cultura benedettina, che sono eventi che teniamo appunto nel Palazzo del Trono, che ospita anche il Museo Archeologico, che tendono a valorizzare e a ricordare la nostra identità storica e cittadina. Cultura e tradizione marinara si incontrano dunque nel segno di San Benedetto. La statua del santo oltrepassa le mura antiche e arriva al mare, dall'antica marina alle spiagge sino al porto turistico. L'area costiera rappresenta per Cetraro un luogo significativo e diviene oggi un importante attrattore turistico. Qui ci troviamo al porto turistico perché Cetraro è un centro marinaro dove è molto sviluppata la marineria, i nostri pescatori. Questo è il porto turistico più importante della Salerno a Reggio Calabria, con 600 posti barca, bandiera blu ormai da 2 anni, iniziato nel 1952, completato soltanto nel 2009. Oggi insomma è punto di riferimento della diportistica. Un
Un investimento importante che nella volontà della Regione Calabria proseguirà nei prossimi anni ed è destinato a vedere aumentare il numero di posti barca disponibili dagli attuali 600 ai futuri 800. E la nautica da diporto con la marineria peschereccia rappresenta la nostra, diciamo, eccellenza sul Tirreno Cosentino. Noi siamo, diciamo, locomotiva, ecco, del turismo diportistico. Ovviamente, insomma, gli amministratori fanno di tutto per custodire questo patrimonio. Passeggiando lungo il porto turistico, impreziosito dalle opere d'arte realizzate dagli studenti del liceo artistico Silvio Lopiano, in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Roma, raggiungiamo la spiaggia. A nord del porto vi è la zona di Lampezia, con l'ampio arenile che termina in direzione della Scogliera dei Rizzi, tra le spiagge più note della Calabria e paradiso dei villeggianti. La singolare conformazione del territorio, inoltre, rende l'itinerario nella natura cetrarese un viaggio avvincente. È un territorio cileno, schiacciato dall'Appennino sulla costa, e ha la fortuna di possedere un litorale di più o meno 8 km di sviluppo. Sul litorale si trovano importanti territori, importanti zone, di cui alcune di siti di importanza comunitaria, come la Scogliera dei Rizzi, che ospita delle cale e degli anfratti raggiungibili solo via mare. È questo il punto di partenza privilegiato di molte escursioni marittime alla scoperta delle scogliere e degli antri naturali, come la Grotta di Rizzo, la Grotta delle Tre Colonne e la Grotta di Betlemme. All'ombra della Torre di Rienzo, risalente al XVI secolo ed eretta per volere di Carlo V al fine di difendere il territorio dalle incursioni saracene, si dispiega la bellezza del sito di importanza comunitaria, censito e tutelato, in virtù dell'eccezionale patrimonio floristico e faunistico. Se queste acque cristalline sono ideali per praticare lo snorkeling, il costone roccioso che sovrasta e cinge il panorama è disegnato da massi e faraglioni, tra cui spicca lo Scoglio del Leone. Qui, dove l'increspatura dolce delle colline si interrompe nel mare, la solida tradizione cetrarese trova la definitiva consacrazione. Terra e mare si abbracciano nei ricchi sapori della cucina locale. A ridosso del porto, il pesce azzurro viene lavorato a pesaturo, con peperoncino e sale, e arriva in tavola, circondato dai colori e dai profumi di una terra che non teme confronti. La particolarità della nostra cittadina è che è possibile godere delle spiagge e della scogliera, quindi di avere un'offerta balneare anche qualificata, ma allo stesso tempo godere di un'offerta culturale di un certo spessore. A tutto questo si somma la tradizionale accoglienza mediterranea, dono innato, che trasforma il viaggio in un ritorno a casa. Con favore accolgo ogni nostro turista, perché ogni nostro turista vorremmo farlo diventare cittadino di questa comunità per ciò che riusciamo ad offrire in termini di accoglienza e farlo sentire uno di noi. Questo è il nostro obiettivo.